tutti, oggi sono qua per parlarvi di Terrace House. Finalmente un video dedicato a questo reality che io adoro e che vi straconsiglio di guardare. Innanzitutto, che cos'è Terrace House? Come ho anticipato poco fa, si tratta di un reality giapponese. La prima puntata dello show è stata trasmessa nel 2012, io però ho visto soltanto le stagioni ambientate successivamente, che sono state acquistate da Netflix e che quindi io ho visto appunto su questa piattaforma. In particolare ho visto Boys and Girls in the City, ambientato a Tokyo. Ho appena iniziato a guardare Terrace House Aloha State, ambientato alle Hawaii, e Terrace House Opening New Doors, ambientato in Giappone, in una località un po' più in campagna rispetto a Tokyo e che è attualmente in corso, quindi non sono riuscita ancora a vedere tutti gli episodi, proprio perché in questo momento si sta ancora svolgendo il reality. Di che cosa parla questo reality? In pratica segue la vita di 6 persone, 3 ragazzi e 3 ragazze che non si conoscono ma che vanno poi ad abitare insieme e che convivono. Lo show segue la convivenza per diversi mesi e all'interno di questo programma i ragazzi continuano la loro vita di tutti i giorni, quindi c'è chi lavora, chi sta cercando lavoro, chi studia, loro continuano le loro vite come se quasi nulla fosse cambiato. L'unica grande differenza è che vivono tutti assieme, quindi è inevitabile che si creino magari delle relazioni, dei piccoli litigi, che la convivenza si faccia difficile. Non sono nemmeno obbligati a passare tutto il tempo dello show nella casa, perché possono benissimo abbandonare il programma in qualsiasi momento, vuoi per cambiare vita, cambiare lavoro, perché non si sta raggiungendo il proprio obiettivo. E quindi man mano che le persone se ne vanno, ne arrivano poi di nuove e il format è sempre lo stesso: seguire che cosa fanno queste 6 persone. Non c'è un copione, non ci sono cose predefinite, semplicemente 6 persone che convivono. Perché io sono così tanto gasata all'idea di un reality giapponese? Innanzitutto perché si tratta di un reality giapponese. Una grandissima differenza che ho notato da subito con i reality a cui magari siamo abituati noi, che siano italiani o americani, è che non c'è veramente bisogno di fare drammi o non c'è quel tentativo di apparire, di farsi vedere, non c'è esibizionismo e soprattutto ci si affaccia ad una cultura totalmente diversa dalla nostra. Il primo impatto con Terrace House Opening New Doors è stato favoloso perché ti rendi conto di quanto la realtà sia per certi versi identica a tutti gli anime e manga che ho guardato e visto e quante cose invece siano diverse, ma soprattutto quanto il rispetto ci sia, soprattutto per le regole e le tradizioni. Sono sempre tutti molto cortesi gli uni con gli altri, anche nel presentarsi. Chiaramente all'inizio c'è un po' di imbarazzo perché ti trasferisci in un posto nuovo, in una nuova casa, con delle persone che non conosci, ci sta a essere un po' in imbarazzo ad entrare in un nuovo ambiente. È bello vedere come le persone interagiscono fra di loro, soprattutto avendo una mentalità diversa dalla nostra, perché infatti le differenze non stanno soltanto nelle regole, nelle buone maniere, nel cibo che è tipo buonissimo, o almeno sembra così buono. Poi hanno delle case comunque che sono enormi, sono bellissime e ci sono sempre delle cucine super spaziose ed immense. Le ragazze hanno poi la loro camera, quei letti a castello, il loro bagno, i ragazzi idem, c'è poi la sala relax o dei giochi o creativa, lo spazio comune e almeno in Boys and Girls in the City c'è anche una piccola piscina esterna e ovviamente anche alle Hawaii hanno la loro bella piscina. L'ambientazione quindi è spettacolare, hanno a disposizione una casa veramente molto molto bella e per quanto riguarda Boys and Girls in the City
il reality è ambientato appunto a Tokyo, quindi seguiamo spesso la vita di queste persone anche al di fuori della casa, seguendo magari le loro attività lavorative, ma anche le loro uscite di gruppo o i loro appuntamenti. Quindi si ha modo di vedere anche l'esterno della casa, la città e alcune attrazioni, diciamo, tipiche. Per me, che sogno di andare in Giappone da anni, è sicuramente fantastico, ma penso che lo sia per qualsiasi persona che viva qua in Occidente, perché si affaccia ad un mondo completamente diverso, e sapere che si tratta di un reality ha un impatto sicuramente diverso rispetto a qualsiasi altro film o animazione o libro, fumetto. Ovviamente non è tutto bello e perfetto, sorgono secondo me tante contraddizioni che sono proprie del Giappone anche in questo programma, ed è sicuramente interessante anche per questo aspetto. Uno dei problemi che non mi aspettavo fosse così forte anche nella vita di tutti i giorni di ragazzi relativamente giovani, perché l'età, diciamo, è compresa fra i 18 e i 30 anni, e più delle volte hanno appena 20-22 anni. Nonostante questo, che siano studenti o lavoratori, la sera bevono. Bevono quasi tutti e bevono tanto. Sapevo che fosse, diciamo, un problema soprattutto degli uomini e le donne in carriera, perché sono comunque sottoposti a una grandissima mole di lavoro. Cioè, qua in Italia spesso sento le persone lamentarsi del loro lavoro, di quanto lavorino tanto. Anche in Giappone però non si scherza, fanno dei turni veramente massacranti, quindi non si ha molto tempo libero, si è sempre costantemente sotto pressione. Quando si torna a casa è l'unico modo per svagarsi, è l'unico momento per svagarsi, e spesso, mi dispiace, lo svago consiste nell'ubriacarsi, ed è una cosa che colpisce gli uomini così come le donne, e fa un po' effetto vederlo. A parte questo, un'altra cosa che non mi ha sconvolta, però mi ha colpita in un certo senso, riguarda le relazioni. Se all'inizio infatti i ragazzi e le ragazze sono abbastanza timidi, non si toccano minimamente, guai tenersi per mano, già, cioè, baciarsi può essere una cosa veramente, oh mio Dio, cioè, come dire, mi sposo. Hanno molto questo ideale, no, della relazione, del frequentarsi e fare le cose secondo un certo ritmo. Una volta arrivati alla dichiarazione, perché c'è sempre, prima di mettersi insieme, una vera e propria dichiarazione, proprio come nei manga, una volta superato questo step e capito che entrambe le persone provano gli stessi sentimenti, la fase idilliaca scompare. E ok, magari sono una persona troppo ingenua io e ho un modo tutto mio di vedere le cose, non lo so, però vedere una persona che si vergogna a baciare il proprio ragazzo perché, oh mio Dio, è troppo baciarci, cioè, non ce la posso fare, mi batte troppo il cuore, e sapere che poi il giorno dopo sono andati a letto insieme, non dico che è traumatico per me, per carità, ma fa un po' strano. All'esterno appaiono in maniera molto innocente, molto tranquilla, e poi invece nella loro intimità, non dico che sia sbagliato, però è anche questo secondo me un forte contrasto comunque che emerge dal programma. Parlando poi di relazioni amorose che non sempre vanno a buon fine comunque nella convivenza, spesso i ragazzi si frequentano, escono assieme, e arrivati alla dichiarazione, alla fatidica dichiarazione, si scopre che i sentimenti non sono corrisposti. È interessante per me vedere come interagiscono, e anche le confidenze che si fanno spesso, perché emerge proprio la mentalità che hanno ad esempio i ragazzi giapponesi e le ragazze, le diverse aspettative, i diversi modi di approcciarsi a una relazione, che sono quasi sempre molto molto diversi da quello che magari consideriamo scontato o la norma qua in Occidente. Non mi ritrovo in linea con quasi tutti i pensieri riguardo alle relazioni della serie. Che ragazzo stai cercando? Qual è il tuo uomo ideale? Uno che non mi tradisca? Oppure un uomo alto? Di cui potermi fidare? Cioè, mi sembrano tutte nozioni molto
campate per aria, li trovo poco concreti su certi punti di vista. Però dall'altra parte invece quando si tratta della loro vita professionale, diciamo, li trovo molto ben proiettati. Nel senso che anche i ragazzi di 18-20 anni sanno che cosa vogliono fare della propria vita e hanno già iniziato un percorso in quel senso. Ci sono anche in questo caso delle eccezioni, però la stragrande maggioranza dei ragazzi e ragazze sanno che cosa vogliono dalla propria vita e lo stanno portando a termine. Cioè, in più di un'occasione ci sono stati dei ragazzi e delle ragazze che hanno aperto una propria attività già a 21-22 anni perché sapevano già dagli inizi di voler fare quello. E magari è la pressione della società che ti porta a trovarti immediatamente una sistemazione, un lavoro sicuro, a realizzarti in qualche modo. Però ai miei occhi è comunque affascinante, cioè mi sarebbe piaciuto avere le idee così ben chiare fin da più giovane su che cosa voler fare e avere un cammino abbastanza tracciato. Non so, è interessante, al di là della cultura diversa, i modi di vestirsi, di mangiare differenti, gli intrecci amorosi e non, insomma, questo aspetto comunque che riguarda il Giappone lo adoro, ma è anche semplicemente interessante per me vedere come interagiscono persone che sono molto diverse da me nella vita di tutti i giorni. È quindi un programma che io vi straconsiglio di guardare, come vi dicevo lo trovate su Netflix, vedete voi da che cosa partire, non sono comunque collegate fra di loro, a volte possono esserci dei piccoli riferimenti alle precedenti stagioni, ma sono veramente piccoli piccoli episodi. Io, come vi dicevo, ho appena finito di vedere la stagione ambientata a Tokyo, Boys and Girls in the City, conta tipo 45 episodi, quindi è abbastanza impegnativo, ogni episodio dura circa mezz'ora e nulla, è una serie che mi è piaciuta tanto, anche se la mia preferita rimane Opening New Doors, in cui ho trovato i ragazzi e le ragazze meravigliosi, cioè mi piacerebbe avere nella mia vita degli amici o anche solo dei conoscenti del genere. Poi è chiaro, vediamo una piccolissima parte di queste persone, però quello che mi è arrivato è stato tipo wow, perché io non conosco gente del genere? Ci sono tutti così carini, delle brave persone che spesso e volentieri antepongono quello che vogliono fare gli altri a quello che vogliono fare loro e lo fanno sinceramente perché hanno interesse verso l'altra persona. Non lo so, l'ho trovato molto, molto toccante e mi ha fatto un sacco piacere. Poi tra l'altro c'è una delle mie coppie che si è formata preferite e ad oggi si continuano a frequentare. Li seguo su Instagram, è pazzesco, cioè mi fanno molta tenerezza e sono molto contenta di questo. Poi, come vi dicevo, le ambientazioni sono spettacolari. In Opening New Doors ci troviamo in un ambiente un po' più di campagna, con la montagna, la neve, le terme, wow! Insomma, per me che sono affascinata del Giappone, per quello che ho letto e visto, è sicuramente il programma della vita. E quindi niente, io oggi volevo consigliarvi questo reality show perché appunto mi sta piacendo molto e penso che offra una finestra molto interessante sul Giappone. Se poi vi piacciono gli shoujo manga, adorerete, adorerete Terrace House. Forse la cosa che mi ha sconvolta di più è proprio vedere come alcune cose, ma tante cose, siano identiche, identiche ai manga, identiche, non ci posso credere. Fatemi ovviamente sapere se avete visto anche voi Terrace House o se lo state seguendo, perché in molti mi avete scritto su Instagram che avete cominciato a guardare Terrace House grazie a me, perché su Instagram spesso ve ne parlo, vi mostro la intro che è tipo la colonna sonora della mia vita. Fatemi ovviamente sapere qual è la vostra stagione preferita e quali sono le persone che vi sono piaciute di più. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!